Bentornati a un'altra puntata del Diario Bollero. Si va avanti per quello che è la scoperta di tutti i vari trattamenti di chirurgia plastica e medicina estetica. Molte pazienti, dopo aver visto i video precedenti che trattavano botulino, l'acido ialuronico, hanno espresso la loro curiosità nei confronti di una procedura che si sente molto parlare, magari in tanti ambienti anche non medici, e che riveste in realtà ancora un alone abbastanza di mistero, che sono l'utilizzo dei fili per trazionare, per migliorare la qualità della pelle. La storia dei fili di sutura per trazionare la pelle, risale a qualche anno fa. Infatti, i primi report dei trattamenti dei fili di sutura erano ai primi del Novecento, con medici che erano Miller e Koller. Si passò poi a delle procedure di tipo chirurgico, endoscopiche, con Anderson nel 98, quindi c'è un grosso salto, fino a iniziare a delle sospensioni con fili lisci, ma tutte ancora chirurgiche. I primi trattamenti con i fili invece di tipo ambulatoriale sono all'inizio dei 2000, con i fili Aptos di polipropilene che poi vengono cambiati nel corso degli anni con dei fili riassorbibili. Quindi tutti i trattamenti parlano appunto di fili riassorbibili. In queste puntate, queste e le quelle successive, parleremo dei fili PDO, dei fili in polidiaxone, che sono stati una scoperta coreana, approvati dall'FDA nel 2011 per la lipolisi, la rigenerazione del collagene, per vascolarizzare sottocute e il derma. Quindi, parlando dei fili PDO, sono fili di sutura sintetici formati da polidioxanone, che è un filo monofilamento e che sono completamente riassorbibili. Quindi questo è un punto a favore perché i fili, nella storia appunto dei fili, quelli che non erano riassorbiti, potevano creare a lungo andare con il rimodellamento dei tessuti delle tensioni anomale. In questo caso questi fili vengono completamente riassorbiti in circa 6 mesi e il risultato invece dura più a lungo proprio per la reazione creata dal filo stesso. Nei vari capitoli dei nostri trattamenti abbiamo visto che, per esempio, la tossina botulinica serve per il terzo superiore del viso, il filler riempie i solchi, ci sono i filler per le labbra, quindi quello è un pochettino riassunto di quello che abbiamo visto in queste puntate precedenti. Quello che succede è che con i fili PDO invece abbiamo una stimolazione del derma. Quindi qual è la categoria nel quale rientrano questi fili? È la biostimolazione. Poi quello che vedremo in seguito è che migliorando la qualità e andando avanti con l'industria per quello che sono le possibilità dei fili, si è passati a tre tipi di fili. Quindi ci sono i fili francamente biostimolanti come i fili lisci, i fili che invece sono di sospensione, l'idea di sospendere i tessuti, in questo caso hanno delle ancorette che servono per appunto sospendere i tessuti, ma sempre nel capitolo della biostimolazione, fino ad arrivare agli ultimi fili più recenti che hanno uno scopo invece di dare una trazione dei tessuti attraverso il fatto che il filo è più grande, ci sono delle ancorette disegnate che servono già disegnate sul filo che servono proprio per ancorare i tessuti. Qui è formando quindi un doppio lavoro tra la biostimolazione e la trazione dei tessuti stessi. Quindi a questo punto vi verrà la curiosità di sapere come si utilizzano questi fili, come il medico agirà per mettervi questi fili. Allora, innanzitutto è importante una diagnosi perché, come abbiamo visto, essendoci tre tipi di fili, ci potrebbero essere utilizzati diversi fili a seconda delle vostre necessità. Si tratta comunque di un trattamento di tipo ambulatoriale, rapido, praticamente indolore, senza una richiesta di anestesia locale, ed è un trattamento che vi permette di rientrare rapidamente nelle vostre attività quotidiane. Diventa importante sapere che l'unica cosa che si potrebbe un pochettino dover gestire è un piccolo ematoma, forse dovuto all'ingresso degli aghi. Una volta che abbiamo scelto il nostro filo e quindi iniziamo i nostri trattamenti, diventa anche nuovamente importante capire come si fa a infilare questo famoso filo. E quindi in questo caso, proprio questi prodotti sono tutti PDO di base coreana, i coreani hanno creato questi aghi molto sottili. L'idea che io racconto alle pazienti è pensare al fioretto, cioè quel tipo di spade che vedete che vengono sempre durante il periodo olimpico, tornano sempre in auge, dove si vede molto la flessibilità dell'ago. Lo stesso vale per questo
per questo tipo di trattamenti. Quindi l'ago è molto flessibile, molto piccolo e permette di trasportare all'interno il filo per il nostro tipo di trattamento. Quello che succede al termine del trattamento ovviamente non si vede il risultato perché sarà questa biostimolazione sarà creata dal filo stesso, che è un filo comune di sutura che anche noi utilizziamo per le nostre procedure di tipo chirurgico. E quindi quello che succede è che noi diciamo alle pazienti che bisogna attendere circa 3-4 settimane per vedere il risultato definitivo del trattamento, che perdurrà fino al scioglimento del filo, che come abbiamo visto è di 6 mesi, ma anche dopo, perché la reazione creata dal filo rimarrà a seconda dei fili per 12-18 mesi. Quindi, dopo aver dato questi spunti sull'utilizzo dei fili lisci, ovviamente tutto parte da un corretto inquadramento della vostra problematica. Questa puntata si conclude qui, seguiranno altre puntate dove andremo ad analizzare tipo di filo per tipo, facendo vedere anche il trattamento direttamente sulla paziente. Un saluto a tutti, alla prossima!